Grazie Presidente. Allora, innanzitutto mi associo ai ringraziamenti ai proponenti relativamente per il lavoro che hanno fatto, un lavoro di partecipazione decisamente importante. Per quanto riguarda alle accuse poi sostanzialmente fatte da alcuni componenti delle opposizioni relativamente al fatto che poi noi non le abbiamo approvate queste delibere, io credo che dovremmo tutti insieme arrivare a proporre una modifica del regolamento perché sappiamo che queste delibere non possono essere modificate neanche per una parola. Invece, secondo me, avremmo potuto con degli emendamenti, con dei piccoli emendamenti, arrivare ad un accordo per approvare queste delibere e questa cosa si può fare se modifichiamo il regolamento, magari che quando gli emendamenti vengono proposti ai proponenti delle delibere popolari devono essere sottoscritti dai primi tre, i primi cinque, non lo so, sottoscrittori per essere messi al voto in aula. È una proposta che lancio adesso, ma giusto per come dibattito, per avere un dibattito su questa cosa, perché è veramente un peccato che tante volte i cittadini facciano uno sforzo così grande di arrivare a mobilitare persone per cercare di, come dire, affrontare delle tematiche importanti, poi ci sono delle cose che non quadrano e noi se le approviamo in toto, non è che le approviamo in parte. Tant'è vero che quando approviamo le delibere, anche solo una parola, tante volte gli uffici ci chiedono di cambiarla per arrivare a un voto positivo piuttosto che no. Allora, detto questo, io mi auguro che prima o poi si arrivi a questa modifica perché è una cosa bella che i cittadini si attivino per arrivare a dire la loro sulle tematiche importanti che la città deve affrontare. Per quanto riguarda il tema specifico della delibera, allora, io ringrazio il dottor Pisas, che saluto, insomma, ci conosciamo da un po' di tempo. E in effetti, nella scheda allegata è indicata l'AMA di Municipio, progetto in fase di sviluppo che prevede il decentramento territoriale attraverso l'individuazione di specifiche strutture territoriali. La frase successiva però indica tali strutture operative territoriali svolgono, ovviamente lo dice al presente, un ruolo di interfaccia tra AMA, municipi e cittadini con l'obiettivo di presidiare territorialmente specifici ambiti di intervento, riducendo le distanze tra azienda ed il territorio, ottimizzando i processi logistici, eccetera. E c'è comunque una scheda in tal senso. Allora, diciamo che per le AMA di municipio è stato anche un qualcosa su cui questa maggioranza ha dato una serie di indirizzi già da anni su questo tema che sono stati tradotti nel contratto di servizio. Si può fare di più, si può arrivare a fare meglio, ma è scritto in modo molto chiaro all'interno del contratto di servizio che AMA deve andare verso l'avvicinamento verso i cittadini con le AMA di municipio. Dico anche nella stessa scheda è indicata un'azione a carico di Roma Capitale in individuazione di immobili e delle aree necessarie alla realizzazione delle infrastrutture sovraindicate e relativo conferimento delle stesse ad AMA. Per cui c'è proprio uno spostamento territoriale che ci deve essere fatto. Allora, se fino a oggi, e questo l'ho spiegato nell'intervento che ho fatto venerdì, se c'è stato un problema con AMA, sappiamo tutti che è un problema relativo anche a tutte le questioni legate ai bilanci, un problema annoso che sta un po' rallentando tutta l'attività. Questo input preciso inserito nel contratto di servizio è operativo da luglio 2019. Sappiamo tutto quello che è successo anche in questo periodo, ci sono i problemi di bilancio di AMA che hanno sicuramente rallentato tutta una serie di attività, però ecco, questo input preciso è stato dato e bisogna lavorare in questa direzione. Per quanto concerne invece gli osservatori, sugli osservatori, oggettivamente, ecco, io penso che su questo punto specifico, se avessimo potuto presentare un emendamento, io l'avrei presentato molto volentieri, perché l'avremmo potuto scrivere in una modalità sicuramente più diciamo vicina alla, 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 alla,
alla possibilità di rendere questa partecipazione dei cittadini attiva. Allora, noi riteniamo che l'aver usato questa parola deliberante in maniera così forte all'interno della delibera è un qualcosa che forza molto su questo concetto. Noi ne abbiamo discusso altre volte all'interno, sì, chiudo, che la vedo che ha aperto il video, vuol dire che termino. È un concetto molto forte, secondo noi sarebbe più giusto la partecipazione dei cittadini di poter consigliare, di poter proporre, di poter essere vicini, di poter controllare, ma arrivare a usare questo termine deliberante è un termine decisamente forte. Io credo che l'ho già dichiarato insieme anche al presidente Diaco, insomma, noi faremo di tutto per essere allora, io personalmente sarò presente il 26 all'incontro che promuove i promotori di questa delibera, li ascolterò molto volentieri, do la mia disponibilità a dover come dire interloquire per poter ragionare sui temi che stiamo affrontando oggi e metteremo a disposizione ovviamente anche la commissione col presidente Diaco, e confermo la decisione del Movimento 5 Stelle di astenersi sul voto di questa delibera. Grazie.